Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Basco. Partiamo subito da una cosa golosa, il gelato della San Montana. Questo è il classico barattolino San Montana alla Marena. Lo trovo veramente buonissimo, lo prendo spesso, non è la prima volta e davvero è sfiziosissimo. Poi una confezione di fragole. Io queste le ho già prese tante volte, sono buonissime. Inoltre è ottimo anche il profumo, mi dispiace che non riesco a passarlo attraverso la telecamera, ma vi assicuro che è molto invitante. Poi con le fragole ci sta benissimo il gelato, però non quello che vi ho fatto vedere prima, ossia il barattolino San Montana alla Marena, ma il gelato al limone, perché secondo me con le fragole è un matrimonio perfetto. Quindi ho preso questo gelato al limone di Sicilia della Primia da 200 grammi, un pochino più piccolo, perché ovviamente lo mangeremo solo con le fragole, però tuttavia è comunque un buon gelato che ho già preso altre volte. Poi cambiamo genere completamente, ho preso due confezioni di cotolette, queste qui della marca Aia, sono cotolette congelate da cuocere direttamente in forno, sono di pollo e le trovo molto buone, molto più buone rispetto a tutte le altre marche che io ho provato. Poi ho preso tre mozzarelle light della marca Santa Lucia, io queste le uso quando faccio la pizza e le trovo buonissime. Una confezione di verdura già tagliata e già pulita, fatta apposta per il minestrone della marca Mio Orto, è veramente buona, mi trovo benissimo, l'ho già presa un sacco di volte. Poi ho preso mezzo litro di latte della Tiguglio scremato fresco, questo lo voglio utilizzare per andare a fare i pancake. Ho preso anche il preparato per i pancake, quindi vi faccio un piccolo spoiler, però ve lo faccio vedere dopo perché è rimasto in fondo. Poi una confezione da tre di Kinder Paradiso, non ci crederete, ma io non le ho mai assaggiate, ero curiosa, le ho viste mentre navigavo sul sito della Basco mentre cercavo altre cose e ho pensato di prenderle per assaggiarle. Non ho idea di come siano, però credo che comunque mi potrebbero piacere. Poi ho preso una confezione di polpette di tacchino, queste qua sempre della marca Aia, io mi trovo veramente bene con questa marca. Poi ho preso una confezione di sovraccosce di pollo, mi trovo benissimo con questa tipologia di prodotto, lo cucino sempre con delle erbe aromatiche e viene squisito. Poi due confezioni di crème caramel della Milk, sono buoni secondo me anche questi. Poi ho preso una melanzana viola, queste qui tonde, che io utilizzo in svariati modi, o le taglio a cubetti e le faccio semplicemente passate in padella con un po' d'olio e cipolla, oppure le taglio a fette e le metto in forno con un pochino di pomodoro, parmigiano e origano, e anche così mi piacciono tantissimo, quindi insomma ne ho preso una perché poi la vado anche a congelare, di solito me la preparo già tagliata nel modo giusto, la congelo e quando mi serve la tiro fuori dal frigo. Poi ho preso delle mele rosse, ne ho preso mezzo chilo, ovviamente ve ne faccio vedere una sola perché sono tutte uguali, però ho voluto variare un po', mele rosse e ho preso anche le mele gialle, in particolare questo pacco qui da 2 kg e di queste ne ho prese due perché noi mangiamo tantissime mele, quindi insomma ho fatto un pochino di scorta. Poi andiamo avanti sempre con la frutta, ho preso 3 pere di queste. Queste sono della qualità le pere coscia. Io preferisco le pere abate come qualità, però non erano disponibili e quindi ho preso queste. Poi andiamo avanti con qualcosa di dolce. Ho preso questi biscotti con il cioccolato della marca Balsen. Questi sono veramente buonissimi e molto sfiziosi. Poi un pacco di Kinder Brioche integrali. Questa versione integrale l'avevo mangiata solo una volta perché le avevo trovate nella degusta box. Di solito io ogni tanto mangio quelle classiche, diciamo, non integrali. Però mi erano piaciute tantissimo anche in questa versione integrale, quindi per la mia colazione ho pensato di riprovare a prendere queste. Poi, sempre pensando alla colazione, ho fatto un pochino di scorte, ho preso anche un pacco di crostatine all'albicocca della marca Primia. Queste sono veramente buone, devo dire che le ho apprezzate tantissimo. Poi andiamo avanti ancora con la colazione. Ho preso questo pacco di brioche che sono con la marmellata di albicocca all'interno e sono della Primia. Ho preso tantissime cose per la colazione perché per qualche settimana voglio avere un pochino di scorta, perché poi queste sono cose che fanno tanto volume e se le finisco di settimana in settimana poi devo sempre fare la spesa. Invece comprando qualcosa di più, nella stessa spesa posso diluirla un pochino nel tempo.
tempo, quindi ovviamente sono cose che mi dureranno almeno qualche settimana. Poi vado ancora avanti con i prodotti da colazione perché, come vi dicevo, ho voluto fare appositamente un po' di scorta. Ho preso i biscotti Bucaneve, io li adoro questi, era tantissimo tempo che non li compravo e quindi è arrivato il momento di farli tornare nella mia credenza. Poi biscotti Oro Saiba ai 5 cereali, in particolare questi hanno frumento, riso, orzo, avena e segale. Non li ho mai provati ai 5 cereali, li avevo provati integrali, li ho provati classici. Questi mi mancano, mi incuriosivano e quindi ho pensato, anche per variare un po' le tipologie di biscotti, di provarli. Poi una confezione di preparato per pancake. Questi sono buonissimi con lo sciroppo d'acero, classica colazione americana, però devo dire che piacciono anche a me, anche se non sono americana. Poi ho preso 4 litri di latte, questo scremato della Primia, ve ne faccio vedere solo una confezione, però ne ho presi 4. Poi ho preso una confezione di succo di frutta della Skipper ai frutti di bosco senza zuccheri aggiunti. Poi 2 confezioni da mezzo litro di latte Tiguglio scremato, anche in questo caso ve ne faccio vedere una sola confezione, però ne ho prese 2. Poi ho preso una confezione da 4 bustine di zafferano. Poi ho preso 2 confezioni di spaghetti. Questi sono classici, sono integrali della marca Primia. Invece questi sono sempre integrali della marca Molisana, però sono spaghetti quadrati, quindi sono un pochino diversi da quelli classici. Poi ho preso un pacco di fazzoletti di carta. Siccome sta arrivando la stagione dell'allergia, io ho una leggerissima allergia ai pollini, niente di drammatico, niente di troppo forte, però diciamo che qualche starnuto verso fine maggio, primi di giugno comincia ad arrivare. Quindi mi serviranno sicuramente un pochino di fazzoletti. Poi chiudiamo in bellezza con questo cioccolato della Novi. Questo è cioccolato con mandorle. Io non l'avevo mai visto, ho sempre visto quello con le nocciole, con il riso soffiato, ma con le mandorle intere ancora non l'avevo provato, almeno non della marca Novi. Ne avevo trovato altre marche, magari in qualche discount, però questo mi è completamente nuovo, quindi lo volevo assaggiare. La mia spesa è tutta qui, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.